Jørn Utzon nasce nel 1918 a Copenaghen da Estre Eoghe Utzon, un architetto navale di talento. Quando è ancora un bambino si trasferisce con i genitori, il fratello maggiore Leif, ad Aalborg nel Jutland settentrionale. Qui frequenterà, non con poca difficoltà poiché è dislessico, le scuole private. Sin da giovanissimo Jørn però segue il padre in cantiere in officina. Inizierà a progettare affrontando per la prima volta il binomio forma-funzione proprio in ambito nautico. Nel 1937 la famiglia torna nella capitale perché Åge inizia a lavorare presso il cantiere navale di Elsinore come capo del reparto riparazioni. Nel contempo Jørn ottiene un posto alla Royal Academy of Fine Arts di Copenaghen, dove riceverà gli insegnamenti di Stig Eiler Rasmussen e Kai Fisker, ex assistente di Sigurd Lewerence. Entrambi mostrano circospezione nei riguardi del dilagante funzionalismo, preferendo riallacciarsi alla continuità della tradizione. Grazie ai suoi maestri, Jørn coltiverà quindi la passione per il disegno, per la grafica, ma si appassionerà soprattutto all'architettura delle civiltà antiche e parallelamente però insieme alla sua famiglia, in particolare con il padre e lo zio scultore Einar Utzon, seguirà con molta attenzione le novità del periodo. Il padiglione di Gunnar Asplund all'esposizione di Stoccolma del 1930, così luminoso, leggero, spazioso e funzionale, invoglierà i suoi genitori a rinnovare tutta la casa e questa nuova architettura lascerà una profonda impronta nella quotidianità di tutti loro. Nel 1942, appena diplomato, Jørn fugge dalla Danimarca occupata per rifugiarsi nella neutrale Svezia. Vi rimarrà 3 anni insieme all'amico e compagno di studi Tobias Faber. L'atmosfera è molto stimolante per i giovani architetti come loro e per i coetanei Sverre Fenn e Christian Nobre-Schulz. Asplund infatti è morto da poco e in quel periodo si stanno portando a termine i suoi ultimi progetti. I due amici iniziano a lavorare presso alcuni studi locali e si legano molto ad Erne Krosmo, pioniere del modernismo norvegese e vicino a Marcel Gabriel Lodz e alle Corbusier. Contemporaneamente a Stoccolma, Utzon scopre l'opera di Wright all'esposizione dedicata all'architettura americana, chiamata American Bugger, che significa costruttori americani. E viene a conoscenza anche di alcune opere chiave delle teorie organiche, o cosiddette tali, fra cui il famoso On Growth and Form di Darcy Thompson. In quegli anni continua a coltivare il suo interesse per l'architettura cinese, in particolare per i suoi tetti aggettanti. Conosce il sinologo Oswald Siren, il quale sul tema aveva scritto moltissimo, il pittore svedese Carl Schildberg, che lo introduce alla filosofia orientale, e i lavori di Johannes Prippmüller, architetto ed erudito danese e autore di un saggio che analizzava minuziosamente la tipologia dei monasteri buddisti cinesi a partire da un antico manuale di costruzioni dell'era Song. Lo Yin Sao Fasci. Questo trattato di architettura, all'interno del quale venivano codificati gli elementi di carpenteria necessari alla costruzione di ogni tipo di edificio, sarà di cruciale importanza per tutta la carriera di Jørn Utzon. Nel 1945 il giovane Jørn parte alla volta della Finlandia, lavorerà ad Helsinki per qualche settimana presso lo studio del grande Alvar Aalto, il primo vero erede di Asplund. 2 anni dopo, rientrato in Danimarca, parteciperà ad una serie di concorsi, fra cui quello per la stazione centrale di Oslo, con Krosmo, e quello per il Crystal Palace di Londra, con Faber. Entrambi rimarranno su carta, ma nel secondo emerge già l'abilità di Jørn nel moltiplicare piani orizzontali e sovrapporli ai movimenti articolati del terreno. Alla fine degli anni 40, Utzon parte per un grand tour. Si reca a Parigi, dove incontra Legère e Le Corbusier, ma anche Henri Laurence, amico di famiglia che, a detta dello storico e critico dell'architettura Siegfried Gideon, gli insegnerà a costruire forme nell'aria e a raffigurare la sospensione del movimento. In seguito raggiungerà il Marocco, dove rimarrà colpito dalle costruzioni di fango dei villaggi tradizionali e proseguirà il viaggio alla volta degli Stati Uniti, dove incontrerà Charles Ray Eames e Ludwig Mies van der Rohe. Dopo un soggiorno da Frank Lloyd Wright a Taliesin Est, il giovane si rimette in marcia verso i templi precolombiani del Messico. Nel 1952, Utzon è di nuovo in Danimarca, occupato nella costruzione della sua prima vera opera, la propria casa a Hillebæk, una costruzione modulare in mattoni gialli, di ispirazione squisitamente usoniana, posizionata su un declivio al margine di un bosco. A questa seguiranno altri progetti in ambito residenziale, la casa Middelboe a Olte, una luminosissima dimora di ispirazione giapponese realizzata su piloti vicino alle sponde di un lago, e i complessi abitativi di Eilenberg, questo concepito a torri, e Kingo ad Helsingør,
un nastro sinuoso di 63 unità abitative in mattoni e legno d'abete, tutte derivate da una casa prototipo la cui tipologia corte fondeva diverse culture. È evidente qui la ricerca di una composizione organica mediante la ripetizione sistematica, quasi antitetica e razionale, di elementi definiti in rapporto alla lettura del sito. L'uso delle forme, delle murature e dei giardini ricorda allo stesso tempo fattorie cinesi, cortili danesi, pati mediterranei e la disposizione tipica dei villaggi orientali. Una filosofia originale, eclettica e antieclettica allo stesso tempo, che Hudson coltiverà sempre, che emergerà in tutti i suoi progetti. Tuttavia, niente di queste opere lascia presagire la straordinaria soluzione proposta per Sydney. Quando Hudson si iscrive nella primavera del 1956 al concorso per la Sydney Opera House, ha appena compiuto 38 anni. I progetti sino ad ora citati, ma anche quelli che non vi ho citato, ce ne sono altri, sono tutti di portata alquanto modesta, sebbene alcuni siano esito di competizioni nazionali. Ma si tratta delle uniche realizzazioni sino a questo momento, le uniche concrete. Il giovane architetto danese lavora per lo più da solo. Il suo studio a Hillebæk, piccola cittadina a 5 km da Helsingør, dove vive con sua moglie e i suoi figli. Al mondo, quindi, è completamente sconosciuto. Ma partiamo dall'inizio, ovvero da Sydney, dove di fatto la sua parabola professionale, che si rivelerà in qualche modo essere forse più una meteora, ha inizio. L'idea di un complesso dedicato alla musica sinfonica e da camera da realizzarsi a Sydney risale alla fine degli anni 40. Alla città manca infatti un'infrastruttura culturale di prestigio e Eugene Goossens, l'allora direttore dell'orchestra sinfonica, se ne accorge e ne rivendica una agli uffici competenti. Nel 1954 il laburista John Joseph Cahill, capo del governo del New South Wales, trasforma questa iniziativa anteguerra in una volontà politica e fonda l'Opera House Committee, un comitato di votazione che stabilirà la fattibilità del progetto e che sarà affiancato dal Royal Australian Institute of Architects. Per semplificare, chiameremo d'ora in poi OHC, il comitato, e RAIA, l'Istituto di Architetti Australiano. Harry Ingham Ashworth, architetto e docente dell'Università di Sydney, seguirà l'impresa sin dall'inizio e sarà probabilmente lui a compilare una prima lista di potenziali membri per la giuria. Ne seleziona 4 inglesi e 4 americani, tutti pressappoco coetanei e della stessa sua generazione, dunque nati tra il 1895 e il 1910. Senza che vi faccia tutti i nomi, perché questa puntata è piena di nomi, quindi mi risparmio questa parte, vi spoilerò che alla fine di questi 8 giurati ne sceglie 2, e saranno Leslie Martin, architetto della Royal Festival Hall di Londra, ed Eero Saarinen, talentuoso architetto esperto di struttura guscio, che aveva già completato l'auditorium del MIT, la copertura della pista da hockey a Yale, e di lì a poco avrebbe iniziato il progetto per il terminal TWA dell'aeroporto JFK di New York. Come detto, saranno loro i prescelti e alla guida come presidente di giuria ci sarà proprio Ashworth, che si farà assistere anche da Cobden Parks, ovvero l'architetto del governo del New South Wales. Il 19 settembre 1955 il concorso viene ufficialmente bandito e la consegna dei progetti è fissata per il 3 dicembre 1956 alle ore 17. Il sito selezionato dalla commissione è Bennelong Point, un promontorio roccioso, decentrato e mal servito, che ospita una vecchia rimessa di tram. Sebbene vi siano almeno 9 alternative, il comitato decide che costruire l'opera lì sarebbe stato in effetti più conveniente, essenzialmente per 2 motivi: poter eseguire le demolizioni e riqualificare l'area senza interferire con gli edifici pubblici e poter apprezzare la nuova architettura a 360 gradi, anche dalla baia. Il sito, circondato dall'acqua, avrebbe dunque dato grande risalto alla costruzione. Nella sua trentina di pagine, l'esiguo programma non scende in dettagli ed è quindi molto molto libero. Prevede solo 2 grandi volumi con funzioni accessorie. La sala maggiore deve essere da 3.000-3.500 posti e in grado di accogliere un'orchestra sinfonica, ospitare rappresentazioni operistiche, balletti, esibizioni corali e congressi. Qui tra l'altro la difficoltà progettuale è proprio nella polivalenza, sia per questioni acustiche che per la capienza modulabile in funzione delle attività. La sala minore, da 1200 posti, deve essere invece attrezzata per teatro, musica da camera e conferenze. Servono poi delle sale per le prove, per le comunicazioni radio e per le riunioni. In più c'è anche la necessità di un grande ristorante e un foyer con bar per ciascuna sala. Nient'altro.
Il concorso, inutile dirlo, è un grandissimo successo. Saranno in 722 a inviare i $20 per partecipare e ricevere le istruzioni. I $20 servivano ovviamente per formare poi il premio complessivo che sarebbe andato al vincitore. In 233 consegnano un progetto. Circa la metà dei candidati è originaria del Commonwealth. Gli elaborati quindi sono più di 2000 e ci vorranno quasi 2 mesi per deliberare. Il caso diventa letteralmente mediatico. I giornalisti speculano sulla nazionalità del vincitore e il 29 gennaio 1957 vengono annunciati i risultati. Il terzo premio va alla coppia di architetti inglesi Paul Boissevain e Barbara Joan Osmond, i quali propongono una soluzione molto semplice con 2 parallelepipedi regolari posizionati ai lati di una piazza. Il secondo premio va ad un collettivo americano, composto da 6 membri, che opta per un volume a pianta circolare a 2 sale disposte seguendo un movimento spiraliforme. Il primo premio se lo aggiudica invece un giovane architetto danese, tale Jørn Utzon, il cui progetto è a dir poco sorprendente. Tre ventagli di gusci bianchi a forma di unghia innestati su un ciclopico zoccolo di pietra che ospita le 2 sale l'una accanto all'altra. Questa sarà la descrizione. Già da queste parole lo capiamo, si tratta di un'immagine guida davvero potente, plastica, estremamente rappresentativa e affascinante che strega la commissione e primo fra tutti Eero Saarinen. In merito circolano davvero tantissime storie, alcune probabilmente inventate dalla stampa. C'è chi racconta che Saarinen avrebbe strategicamente sumato dalla pila dei progetti scartati i fogli contrassegnati dal numero 218, dichiarando di aver trovato il vincitore, oppure che avrebbe disegnato lui le tavole mancanti senza le quali Utzon sarebbe stato classificato fuori concorso. L'unica mezza verità sembrerebbe essere quella raccontata da Kevin Roche, socio dello studio Saarinen, il quale in un'intervista riportò la versione data dallo stesso Eero ai tempi. A quanto pare la commissione, dopo molti giorni, non giungeva ad un accordo condiviso. In particolare, Martin era in forte disaccordo con Saarinen stesso. Quest'ultimo quindi trascinò gli altri membri su un battello per poter osservare il sito disegno alla mano. Forte della sua grande competenza in materia di strutture a guscio, in quell'occasione realizzò degli schizzi per dimostrare agli altri giurati la validità del progetto. Confutò quindi le loro obiezioni e li convinse a conferire all'architetto danese il primo premio. Ovviamente non sapremo mai come sia davvero andata, ma che la vittoria di Utzon sia esclusivo merito della chiaroveggenza e dell'autorità di Saarinen è forse un pochino estrema come considerazione. Tuttavia che egli abbia riconosciuto le grandi potenzialità di quella proposta progettuale non è mai stato un mistero. Nel mio libro Instant Architettura Contemporanea affermo che il progetto di Utzon sia una sorta di omaggio al terminal TWA di Saarinen. Ne approfitto qui per dirvi che non è propriamente corretto e trovate anche la relativa spiegazione nell'errata corrige disponibile sul mio sito mariachiaravirgili.com. Quello che potremmo ipotizzare è che Utzon, sapendo di Saarinen in commissione, abbia scelto di optare per delle strutture a guscio al fine di richiamare la sua attenzione, magari, perché no, strizzare l'occhio alle opere da lui realizzate a Yale e al MIT. Questa ovviamente è solo una mia infondatissima teoria. Quello che è certo invece è che egli presentò i disegni alla commissione nel 1955 e questo avvenne esattamente un anno prima che Saarinen consegnasse i primi studi del suo terminal alla Trans World Airlines. Sebbene quest'ultimo avesse già costruito strutture a guscio e da qui l'entusiasmo alla vista del design presentato dal collega danese al concorso di Sydney, fu probabilmente più lui a farsi influenzare da Jørn Utzon in quel frangente che non il contrario. È dunque del tutto possibile che quella visione così eterea e brillante di vele fluttuanti nello spazio abbia condizionato l'evoluzione del suo progetto per l'aeroporto. In ogni caso, questa costruzione parallela, di cui Utzon vedrà i primi disegni solo nel 1957 durante una visita negli States, terminerà ben 11 anni prima della Sydney Opera House, ossia nel 1962, e questo ad un anno dalla prematura morte del suo creatore Eero Saarinen. Ma della sua storia parleremo in un'altra puntata di Dannati Architetti. Ora ritorniamo al 29 gennaio 1957, il giorno in cui vengono annunciati i risultati del concorso. Utzon, raggiunto al telefono dai cronisti, non crede alle sue orecchie, letteralmente. L'esito lo sorprende quanto la nascita del suo terzo figlio avvenuta circa un mese prima. La notizia fa il giro del mondo, viene strillata sulle prime pagine dei giornali australiani per ben 10 giorni. Il controverso progetto di un danese vince il concorso per l'opera.
È così che titola il Sydney Morning Herald e sulla stessa scia moltissimi altri quotidiani locali. Ad accompagnare i testi a caratteri cubitali c'è sempre lo stesso disegno prospettico, ma questo curiosamente non è di Hudson. L'architetto, sebbene il bando lo richiedesse esplicitamente, non lo aveva infatti consegnato. Prontamente Ashworth lo commissiona ad Arthur Baldwinson, architetto e docente all'Università di Sydney, e lo presenta al pubblico e alla stampa. Il progetto, con il suo tetto scultura, suscita reazioni contrastanti, un vero e proprio vespaio. C'è chi si entusiasma, stupisce Neutra, non proprio noto per essere un simpaticone, che si congratula con Hudson per la poesia del suo progetto. C'è chi si indigna e urla al sensazionalismo o al capriccio, uno fra tutti proprio Frank Lloyd Wright. Chi lo paragona ad un animale, un classico. È un carapace, forse un gregge di tartarughe in amore o un verme articolato? Molti, critici compresi, fanno del sarcasmo partorendo le più fantasiose metafore, dalle saliere danesi ai tendoni da circo, sino agli elmi di Brunhilde. Tuttavia, nella perplessità generale, in alcuni casi alimentata anche dall'invidia nei confronti del vincitore, un giovane signor nessuno, si insinua una consapevolezza di fondo. Si è infatti in presenza di un'architettura talmente potente fuori dalle righe che, una volta ultimata, potrebbe diventare il simbolo incontrastato di una città. Anzi, forse proprio il manifesto di una nazione. Hudson consegna 12 disegni, alcuni dei quali incollati su tela. Correda il materiale con una relazione sulla quale schizza una divertente rappresentazione di se stesso, un uomo che intinge un pennello nel suo cranio aperto. Come sosteneva Winckelmann nel suo saggio sull'allegoria, bisogna che questa non ricopra il pensiero dell'artista, ma lo rivesta. Il pennello maneggiato dall'artista deve essere intinto nell'intelletto. In questo modo l'allegoria darà agli esperti materia per pensare e agli amatori insegnerà a pensare. E così farà proprio Hudson in questa travagliata storia. Oltre ad esaltare le caratteristiche e la morfologia del sito, che studia a distanza su carte nautiche attraverso riprese conservate all'ambasciata australiana di Copenaghen, è l'unico, fra i partecipanti, a progettare i due auditorium uno a fianco all'altro, occupando il terreno in tutta la sua larghezza. Riunisce poi tutte le altre funzioni all'interno di un alto podio, rivestito in pietra, che segue esattamente i contorni dell'area. Questo grande zoccolo piattaforma, comprensivo di scaloni monumentali, si rifà agli antichi templi precolombiani visitati in Messico. Lo afferma Hudson stesso in Platforms and Plateau, uno dei suoi saggi più iconici. La struttura di base ricostruisce di fatto Bennelon Point e consente al pubblico di raggiungere l'opera dal basso accedendovi da due ingressi distinti e offre appoggio inoltre a tre composizioni di gusci inscritti uno nell'altro. Questi mascherano abilmente le appendici tecniche e inglobano i veri volumi degli auditorium. Le due sale si uniscono così in una vasta piazza sopraelevata sulla quale si apre anche il ristorante. L'edificio scultura è quindi visibile da ogni lato della città, dialoga con il maestoso arco parabolico dell'attiguo Harbour Bridge e la sua festosa ed espressiva copertura è come una quinta facciata a specchio sull'acqua. Hudson dice di essersela immaginata pensando alle nuvole sparpagliate sopra la baia. Affermerà in più occasioni che il promontorio gli ricordava la penisola danese di Kronborg, protesa verso la Svezia. Ma sarà soprattutto lo studio dell'architettura cinese, con i suoi tetti a sbalzo, a fornirgli l'ispirazione più diretta, ragion per cui si reca in Estremo Oriente subito dopo aver vinto il concorso. Antiche reminiscenze a parte, Hudson muove i primi passi in direzione di una tecnologia d'avanguardia, quella delle volte sottili in cemento armato, della quale si contano già numerosi precedenti, soprattutto nella categoria degli ingegneri. Ricordiamo Felix Candela, Eduardo Torroja, Robert Maillard, Pierluigi Nervi, Eugene Fressinet, Matthew Nowitzki. Anche architetti come il già citato Saarinen e Yamasaki, autore dell'aeroporto di St. Louis e anni dopo delle Torri Gemelle, hanno realizzato strutture formidabili che conferivano alle coperture un nuovo avvenire. Gusci, paraboloidi iperbolici e membrane di cemento dimostrano l'indiscusso desiderio di conquista di nuovi ed inesplorati orizzonti espressivi da parte dei progettisti, anche a costo di affrontarne i rischi annessi e pagarne le conseguenze. Vista la complessità e l'entità del progetto, ad Hudson verranno affiancati dei referenti per le strutture, per l'acustica e anche per la parte economica. Lo studio di ingegneria prescelto, su suggerimento di Ashworth, è di chiara fama. Si tratta dell'inglese Ove Arup & Partners.
il quale verrà nominato ufficialmente consulente nel 1957 e rappresentato sul cantiere da Ronald Jenkins, ingegnere esperto nella progettazione di gusci di cemento. Nella primavera del 1958, Hudson, che si dedica esclusivamente all'Opera House, termina il primo progetto di Massima, il cosiddetto Red Book. In questa pubblicazione la prima cosa che salta agli occhi è la forma meno panciuta dei gusci parabolici, frutto dei primi esecutivi realizzati in collaborazione con gli ingegneri. Restano i problemi fondamentali, qui appena sfiorati sebbene i plastici e le simulazioni già si moltiplicassero a dismisura. Come costruirli? Come garantire una buona acustica all'interno? Arup comprende immediatamente l'entità del problema, sebbene l'OHC avesse ridimensionato la capienza delle sale rispetto a quanto richiesto inizialmente. Nel frattempo si provvede a demolire Bennelong Point. La piattaforma da realizzarvi sopra preoccupa di meno, ma anche qui non mancano gli imprevisti. In fase di concorso, infatti, si era dato per scontato che il promontorio fosse un massiccio di arenaria. Le verifiche preliminari riveleranno invece la vera natura del terreno, un suolo costituito da detriti alluvionali mobili e permeabili all'acqua marina. Anche il sottosuolo risulta poco omogeneo, poiché percorso da vene argillose che lo rendono un conglomerato instabile. Il progetto della piattaforma è quindi da rifare in toto. Per le fondamenta saranno necessari 700 pilastri di cemento armato del diametro di un metro e svariate solette da posizionare al centro, sul suolo malfermo. Inoltre, bisognerà adottare un complesso sistema di travi curvate a sezione variabile per realizzare la base, servendosi anche della tecnica della precompressione. La putrella T è la soluzione. La sua sagoma viene rovesciata a seconda delle tensioni che incontra in modo da ottenere efficacia strutturale in ogni punto del podio, che, come abbiamo detto, comprende anche il grande scalone. Arup utilizzerà uno dei primi sistemi di calcolo digitale per determinare queste continue variazioni e risolvere il rompicapo. Nel frattempo, un altro team di ingegneri e lo stesso Hudson, che va e viene dalla Danimarca e all'epoca erano necessari molti giorni di viaggio, si dedicano al complesso studio delle coperture. Gli strutturisti spingono per semplificare i disegni, avanzano l'idea di sostituire le ogive con archi a tutto sesto, poi a doppia curvatura, poi ellittici, poi circolari. Propongono addirittura un unico tetto continuo, ma il tutto si allontana drasticamente e pericolosamente dall'immagine iniziale del progetto, e Hudson non sembra per nulla soddisfatto di nessuna di queste proposte. Gli studi si protraggono per quasi 5 anni senza risultati concreti. L'equipe sembrano in un impasse tra incertezze geometriche, prestazionali e preventivi incalcolabili. Poi il miracolo nell'autunno del 1961. Hudson, che nel mentre certo non se ne stava con le mani in mano, ha un'idea semplice quanto geniale. Le superfici di tutti i gusci dovevano essere estratte dalla stessa sfera virtuale. Leggenda vuole che ci sia arrivato guardando suo figlio sbucciare un'arancia, che poi stessa cosa si dice di Saarinen, il cui pompelmo della colazione sarebbe stato la chiave di volta del terminal TWA di New York. Sebbene siano stati entrambi smentiti dai diretti interessati, restano pur sempre aneddoti divertenti da raccontare. Ma torniamo alla soluzione trovata da Hudson. La sfera, il volume teorico di partenza, apre finalmente la strada alla concezione strutturale. La soluzione è nella modularità, negli spicchi che compongono la sua superficie che mantengono la stessa curvatura in tutte le direzioni. Non si può costruire un tale complesso di forme senza rigore geometrico, senza aver trovato una sorta di armonia tra di loro. Alla fine, io ho tratto queste forme da un'unica sfera. Ciò significa che quando esse sono collocate nello spazio, la loro intersezione si effettua secondo leggi date. La composizione raggiunge perciò un suo equilibrio. Una trovata eccezionale, non solo da un punto di vista tecnico ed estetico, ma anche economico, perché non sarebbero state necessarie grandi impalcature e casseforme. Hudson e Arup sono sollevati, benché abbiano gettato alle ortiche anni di lavoro e perso anche qualche collaboratore. Fra questi c'è ad esempio Ronald Jenkins, il responsabile delle strutture, presto sostituito da Jack Zanz. È il 1962, la strada sembra essere finalmente in discesa e Hudson illustra l'evoluzione dei gusci attraverso una serie di modellini quasi pedagogici per quanto semplici e in un dossier che chiama Yellow Book. Nel volume sono raccolti complessi disegni che illustrano le proiezioni dei singoli gusci, le implicazioni tecniche e la suddivisione in fasci di costoloni, a loro volta ricoperti di pannelli piastrellati in diagonale. Questa relazione è un lavoro incredibile e alla sua realizzazione si deve anche la partecipazione di un giovane Rafael Moneo, al tempo parte dell'equipe di Hudson e abilissimo in geometria descrittiva. Ciò che emerge in questa fase è un concetto importante.
Tutti i componenti sono modulari e possono essere prefabbricati e assemblati. Ciò significa che il rigore geometrico, la suddivisione in elementi e l'economia produttiva devono necessariamente scontrarsi con l'intuizione originaria, con le forme libere, fluttuanti, armoniose e romantiche del gesto iniziale. L'opera, un edificio nato nella tradizione organica e ispirato da una risposta emozionale e romantica agli elementi del mondo naturale, è stata costruita grazie all'imposizione di un ordine astratto che trova le sue origini in una logica di controllo del pensiero razionale. Un principio di concezione organica, derivato da forme vive e mutevoli, è incompatibile con quello che proietta su questo mondo naturale un ordine ideale e immutabile. L'opera dimostra la reciproca esclusione di questi due principi, la transizione verso l'uno che distrugge l'altro. A dispetto della compromissione del progetto di concorso sotto la pressione dei vincoli pratici, al tempo stesso politici e strutturali, la sua semplice idea poetica non è del tutto morta. Che l'opera di Sidney sia stata costruita, benché in una forma largamente rimaneggiata, testimonia del dono dell'immaginazione in architettura e rimane un simbolo, anche se offuscato, dell'adattarsi della tecnologia alla volontà creatrice dell'uomo. È nella logica matematica, nel controllo del pensiero razionale, che la fattibilità scenderà a compromessi con l'utopia. Tutti i semigusci delle coperture sono quarti di un'unica sfera teorica di 75 metri di raggio. I costoloni di ognuno partono da un piedistallo a forma di ventaglio colato sul posto e alto 7 metri. Essi sono composti da segmenti cavi prefabbricati nelle vicinanze del cantiere. Le nervature da realizzare sono incurvate lungo due dimensioni e si allargano slanciandosi verso l'alto. Vengono colate in stampi d'acciaio a doppia curvatura internamente rivestiti di compensato ricoperto di resina di poliestere, rinforzata con fibra di vetro per assicurare una superficie liscia e precisa. Ciascuno stampo permette di fabbricare 5 segmenti di 4,6 metri di lunghezza che troveranno la loro collocazione in nervature diverse ma in posizioni equivalenti. La loro sezione aumenta in maniera costante dalla base verso la sommità di una stessa nervatura. A livello del piedistallo, però, il profilo è una T piena, mentre al colmo ha la forma di una Y aperta i cui bracci sono controventati da traverse anch'esse di cemento. Lo so, è una spiegazione complicata, comunque la cosa interessante è il rivestimento che, come anticipato, verrà realizzato in piastrelle bianche, poiché avrebbe accentuato l'aspetto scultoreo dell'edificio, creando riflessi e giochi di luce. Tuttavia, queste avrebbero dovuto brillare senza riflettere eccessivamente, dunque la loro superficie avrebbe dovuto essere un po' grezza, simile alla pietra. Il riferimento è da ricercarsi, ancora una volta, nelle tradizioni e nelle tecniche orientali, nell'arte ceramica della Cina e del Giappone. Se ne occuperanno i laboratori di Helsingborg, a cui Hudson fa avere alcune ciotole giapponesi nella speranza che questi possano riprodurre l'effetto finale, ossia una superficie smaltata e movimentata da piccole asperità dovute alla variegata composizione dell'argilla. Un effetto dinamico, insomma, riflettente ma non troppo. Ebbene, ci vorranno 3 anni di ricerche e di studi per ideare un modulo ripetitivo di mattonelle che potesse sovrapporsi alle forme curve dei gusci per evitare i problemi di un'eventuale posa convenzionale. Alla fine i laboratori svedesi produrranno più di 1 milione di mattonelle quadrate da 12 cm di lato in 2 miscele diverse, una smaltata e una opaca. Quest'ultima verrà utilizzata sui bordi dei pannelli poiché resistente al taglio. Come i segmenti delle volte, le travi piastrellate sono prefabbricate direttamente in cantiere e ne verranno realizzate 4.253, alcune delle quali replicate fino a 280 volte e poi applicate alla struttura grazie a degli attacchi regolabili in lega di bronzo che erano stati incorporati alle travi al momento della colata. Il tutto è semplicemente geniale. Fin dall'inizio dell'avventura, Sidney si lascia stregare dalla personalità di Hudson. Il suo fascino e il suo humor, che tradiscono l'agio con cui si muove nella sua disciplina, hanno conquistato tutti i suoi interlocutori. Impossibile resistergli, disegnava come un genio e otteneva sempre ciò che voleva. Queste sono le parole di Peter Rice, che poi aggiunge, non senza perfidia, che ad affascinare troppo i propri amici si finisce per perderli. Questo perché Peter Rice era un ingegnere di Arup, tra l'altro collaborò anche con Renzo Piano, insieme al quale fondò uno studio per un periodo, insomma è stato anche lui un progettista straordinario. In quel periodo era appunto al lavoro sul cantiere della Sydney Opera House.
tornando alla descrizione del nostro Hudson, è alto, snello, porta i suoi abiti impeccabili, con naturale eleganza, tanto sta che una rivista femminile lo proclama il Gary Cooper danese, il meglio. È divertente anche come Kenneth Frampton lo paragoni ad una star del cinema, alla Greta Garbo degli architetti, poiché è schivo, anticonformista, è difficile da incontrare, evita la mondanità, declina con cortesia tutti gli inviti e ricevimenti. È un personaggio che invece ama meditare sfogliando i suoi amati testi sacri, tra cui lo Yinzhou Fashi, il suo modulor personale, e disegni tecnici dai quali è particolarmente affascinato per la chiarezza compositiva, per tanti motivi, come la planimetria dell'opera Garnier e il progetto dell'ospedale di Venezia di Le Corbusier. Una grande tela di Fernand Léger e un arazzo di Le Corbusier, commissionato ed acquistato con il premio del concorso di Sydney, campeggiano nel suo studio danese, che è pieno di plastici come quello di Sydney, che si trova proprio in una delle baracche del cantiere dell'opera. Lì in particolare c'è un poster raffigurante i componenti di un telefono e che recita: mettili insieme e telefona dove vuoi. E questa cosa è curiosa perché riguarda anche un po' la sfida, appunto, di Sydney. Il desiderio di perfezione di Hudson è radicale. Disegna schizzi a matita che vengono fotografati, ingranditi e rielaborati dai suoi collaboratori. La ricerca è continua, il processo architettonico è complesso e l'elaborazione infinita. Tutte le soluzioni, nelle loro potenzialità e criticità, vengono vagliate, a volte vengono accantonate e poi recuperate. Niente in tutto questo flusso creativo va mai perso. Come diceva Louis Kahn, bisogna lasciare l'edificio essere ciò che vuole essere, come una creatura che ha i suoi desideri. Se la si è contraria, si difende, resiste, quindi bisogna scegliere. Da questa serie di scelte, dallo stesso abbozzo fino al termine della realizzazione, risultano bellezza e armonia. Hudson lavorerà a lungo ai progetti per la terza fase della Sydney Opera House, applicando i principi di progettazione e ottimizzazione appresi lungo il percorso, e questo anche allo scopo di contenere i costi e velocizzare le operazioni di montaggio. Pensa quindi a delle lastre prefabbricate in granito artificiale per il rivestimento della piattaforma, così da risolvere il problema delle grandi dimensioni dei singoli elementi e conferire un aspetto più massivo, quasi roccioso, in contrasto con quello delle coperture. Per le vetrate delle volte studia invece un sistema di montanti in metallo e compensato. Si tratta di regoli identici dalle estremità arrotondate, come se fossero i bastoncini di un gelato, di un ghiacciolo, prefabbricabili e assemblabili come il meccano in sostanza. Le facciate disegnate con gli infissi sembrano dei fanoni di balena e Hudson si interroga su come riuscire a far esprimere leggerezza al vetro. E su questo tema farà la stessa riflessione anche Saarinen alle prese con il Terminal TWA di New York. Per gli interni delle sale, le soluzioni prevedono ancora l'utilizzo del compensato, un'ossatura in travi cavi ripetibili che nell'auditorium maggiore assume un aspetto inizialmente sfaccettato, poi generato dall'intersezione di cilindri di raggio diverso i cui centri sono determinati dal profilo acustico stabilito. In quello minore invece il soffitto segue linee più morbide e somiglia, nel gergo dello studio, all'acconciatura di una geisha. Per questa ossatura l'architetto si ispira alle pieghe dei tessuti, alle increspature naturali, forse anche al sinuoso soffitto della biblioteca Vipuri di Aalto. Realizza numerosi modelli in scala sino ad ottenere l'acustica ottimale, questo per entrambe le sale. Quella per il compensato e per il sistema prefabbricato di travi copertura curvate, da realizzarsi appunto con questo materiale, diventa un'ossessione che Hudson sperimenterà anche nel progetto per una casa a Bayview, una località nei pressi di Sydney dove ha l'intenzione di trasferirsi con la sua famiglia. Ma tutto questo sarà lavoro vano e nessuna di queste idee che vi ho esposto verrà presa in considerazione. È il 1966, è la fine di un sogno e l'inizio di un vero incubo. Ho visitato lo Yucatan, queste rovine sono meravigliose, e allora perché prendersela? Un giorno anche l'opera sarà un cumulo di rovine. Queste sono le parole che Hudson scrive al suo assistente australiano Bill Whitland, incaricato di liquidare i suoi ultimi affari a Sydney. Non è una lettera, ma una cartolina raffigurante un tempio Maya. Da poche settimane aveva infatti abbandonato l'Australia e sulla via del ritorno in Danimarca si era fermato con la sua famiglia in Messico.
il suo capolavoro più grande, al quale aveva dedicato ogni energia, giaceva ormai incompiuto alle sue spalle, proprio come una rovina. Qui si apre il capitolo più odioso della vita professionale di Hudson, nel quale presto dovrà fare le valigie e lasciare Sydney. La domanda è: perché? Come è potuto succedere? Sebbene rasentino l'assurdo, le ragioni sono svariate e provo a spiegarvele facendo un passo indietro. Primo fra tutti è il moto di impazienza da parte del committente per il continuo rinvio della data di consegna e per il considerevole aumento dei costi di realizzazione. Tutto comprensibile, se non fosse che un'opera del genere non era mai stata realizzata prima. Nessuno dei tecnici tirati in ballo poteva prevedere con precisione tempi e cifre. L'altro malumore era derivato dal fatto che l'architetto fosse straniero, come la gran parte delle imprese chiamate a cooperare da lui, o tramite regolari gare d'appalto, come fu per le gru, per cui vinse con un preventivo bassissimo, diritti doganali inclusi, la svedese Höganäs. Gli imprenditori locali si sentono quindi esclusi, non ci guadagnano. Perciò protestano rumorosamente, ma la goccia che farà traboccare il vaso è di natura quasi esclusivamente politica. Con il cambio di governo, la gestione dello Stato passa dai laburisti ai conservatori. Askin prende il posto del successore di Cahill, che era un grandissimo sostenitore di Hudson, però purtroppo scomparso nel 1959. Tra l'altro era firmatario, questo vi fa capire quanto ci tenesse a questo progetto, dell'Opera House Act, una procedura legale eccezionale che metteva l'architetto sotto l'esclusiva autorità dell'OHC, assumendolo di fatto per decreto speciale. Ma a questo punto è carta straccia. Askin prende la palla al balzo e basa la sua campagna elettorale sulla critica al progetto. Una dispendiosa attrezzatura culturale che la città si concede davanti alla popolazione che reclama ospedali e scuole ben più urgenti. Hughes, il nuovo ministro dei lavori pubblici, esige a quel punto gli esecutivi definitivi delle opere mancanti affinché si potesse bandire una gara d'appalto aperta e stilare un calendario con la scansione temporale dei lavori. Hudson rifiuta perché aveva già coinvolto altre ditte per mettere a punto gli elementi in compensato, la pavimentazione, persino un congegno innovativo che permettesse cambi di scena verticali. Ricordate che la sala grande doveva infatti essere polivalente. Dopo anni di lavoro ed un grandioso progetto ideato man mano che veniva costruito senza possibilità di approssimazione, il suo diniego è categorico. Nonostante gli attriti col governo, Hudson però si mantiene in buoni rapporti con i colleghi e viene nominato membro del RAIA. Per l'occasione progetterà e donerà un collare metallico riservato alle cerimonie, che credo si usi ancora. Di fatto si tratta dell'unica opera australiana realizzata secondo sue intenzioni. Nel 1965 però i rapporti con Sydney sono irrecuperabili. Il suo onorario mensile non viene più versato e gli ingegneri loco non collaborano. Hudson quindi scriverà una lettera disperata diretta a Dove Harup, il quale solo 3 anni prima lo elogiava davanti al governo. A quanto pare egli però non rispose mai. Hudson comunica a Hughes che avrebbe dovuto abbandonare il progetto se non avesse saldato il suo onorario. Tra l'altro erano tutte spese dovute e assolutamente giustificate. Il ministro però, che non aveva alcun interesse né per l'arte né per l'architettura, non perde tempo e comunica direttamente alla stampa le dimissioni dell'architetto. Tutto questo senza neanche rispondere ad Hudson. Il giorno seguente tutti i giornali annunciano in prima pagina: Hudson abbandona l'opera. Non c'è niente che si possa fare, anche una petizione firmata da 3.000 persone che reclama il ritorno dell'architetto sarà vana. I cartelli di protesta si ammassano sotto il cantiere. Prima Griffin, poi Hudson urlano e si riferiscono ad un altro scandaloso precedente, a quando mezzo secolo prima Walter Burley Griffin, marito di Marion Mahoney Griffin, storica collaboratrice di Frank Lloyd Wright, vinse il concorso internazionale per il piano regolatore della capitale di Canberra e per una serie di questioni politico-finanziarie finì per essere allontanato dal progetto anche lui. E anche lei, perché lavorarono insieme a questo progetto urbanistico. Il governo propone così ad Hudson di rientrare come semplice progettista e lui, testardissimo, ovviamente rifiuta. Dopo un colloquio, gli viene proposto di rimanere l'ideatore dell'opera ma senza alcun ruolo e con pari autorità dei suoi nuovi colleghi designati dal governo. Hudson rifiuta ancora, che ve lo dico a fare. E questo perché l'organigramma lo priverebbe delle sue responsabilità di architetto, farebbe di lui un subordinato e lo escluderebbe dal processo di costruzione, a suo avviso indissolubile da quello di ideazione. In effetti, come dargli torto?
In una meravigliosa lettera in cui rassegna ufficialmente le sue dimissioni, avvisa il ministro che i nuovi architetti dovranno fare i conti con le stesse problematiche con cui ha dovuto a lungo scontrarsi lui e che finiranno per chiedere le stesse autorizzazioni che lui stesso reclamava da tempo e che gli erano state poi ovviamente negate. Ma soprattutto sottolinea che questi avrebbero dovuto ricominciare da capo senza 9 anni di studio ed un intero processo creativo alle spalle. Il 18 marzo 1966 l'architetto consegna i materiali in presenza dei legali e poco dopo vengono resi pubblici i nomi dei suoi 3 successori e saranno l'architetto governativo Peter Hall, responsabile dell'ideazione, Lionel Todd, responsabile della parte esecutiva, e David Littermore, responsabile della parte amministrativa. L'epilogo sconvolge il mondo architettonico. È uno scandalo. Henry Sidler, che con Peter Collar aveva promosso il comitato Hudson in Charge e organizzato una petizione internazionale con l'aiuto di Edward Bassett, del famoso studio Skidmore, Owings & Merrill, dichiara alla stampa: «Sono l'architetto della torre di Australian Square, la più grande costruzione del continente, e mi reputo abbastanza bravo. Ma ho visto i disegni di Hudson per la fase finale dell'opera e la loro complessità mi ridimensiona. Ci è voluta un'intelligenza superiore per mettere sulla carta queste idee e nessun altro al mondo può riprendere in mano questa situazione senza che ne risulti un ridicolo compromesso». Parole pesantine, eh? Ed è niente, solo un piccolo assaggio di un enorme, colossale, epocale shitstorm, perché scrivono Kahn, Candela, Neutra, Gropius, De Carlo, Roth, Tange, Rogers, Bakema, Van Eyck e moltissimi altri grandi dell'architettura. Tutti bombardano le istituzioni governative a suon di telegrammi. Anche i dipartimenti di architettura dell'Università di Melbourne e Sydney si mettono di traverso sostenendo che la sostituzione forzata di Hudson sia una grave violazione del codice deontologico. L'architetto fa le valigie, è costretto a licenziare i suoi collaboratori per i quali scrive splendide lettere di referenze e ha tuttavia ancora la forza di fare dell'ironia, riassumendo la triste vicenda con un gioco di parole che parafrasa la fiaba di Lewis Carroll: Malice in Blunderland. Malanimo nel paese delle menzogne. Il 28 aprile 1966 lascia discretamente l'Australia, paese in cui non farà mai più ritorno. E qui torniamo all'inizio di questo capitolo. 10 mesi dopo la sua partenza, i gusci sono completi, mancano ancora i pannelli piastrellati da posare e un intero progetto da realizzare per gli interni. I nuovi architetti accusano Hudson di aver ideato l'auditorium grande senza tenere conto del numero di posti richiesto. Non è affatto vero. Ma il progettista, che aveva continuato a lavorare al progetto in Danimarca, sperando appunto nella resa da parte del nuovo team, propone di tornare a Sydney e portare a termine lui la costruzione. Niente da fare, adesso il governo a rifiutare seccamente. Gli auditorium verranno perciò radicalmente modificati, sia nelle loro dimensioni che nelle loro funzioni. In particolare la sala maggiore non sarà più polivalente e verrà cestinato, o meglio smontato e rivenduto in pezzi, persino il macchinario di scena girevole fatto realizzare a Vienna da Hudson e già da tempo consegnato al cantiere. L'opera verrà inaugurata il 20 ottobre 1973 alla presenza della regina Elisabetta II. Saranno passati ben 7 anni dalle dimissioni del suo creatore, il cui nome quel giorno non viene neanche lontanamente pronunciato. Di Hudson rimanevano solo le vele piastrellate e la struttura del basamento. Nient'altro, neppure i rivestimenti di quest'ultimo, le vetrate o una minima parte degli interni erano stati realizzati seguendo i suoi disegni. Venne ignorato persino il Blue Book, all'interno del quale c'era tutto lo studio dal punto di vista urbano. Il discorso della regina è eloquente. La Sydney Opera House ha catturato l'immaginazione del mondo, anche se la sua costruzione non è stata del tutto priva di problemi. Lo spirito umano a volte deve appellarsi ad ali o vele per creare qualcosa che non sia solo utilitaristico o banale. Ali e vele, quelle di Hudson però, quelle di uno dei più grandi edifici del XX secolo, la cui travagliata saga costruttiva si era appena conclusa, anche se la polemica ben lungi dall'essersi sopita. Il mutare della situazione politica, i gretti calcoli professionali e la miopia dei governanti hanno di fatto indotto il paese ad arrendersi di fronte alla sfida che Jörn Hudson gli aveva lanciato. Eppure il suo nome rimarrà per sempre legato a quell'emblematico monumento, ormai diventato un'icona, una cattedrale moderna consacrata a un'arte nazionale di importanza suprema. Uno storico la paragonò alla Notre Dame parigina, sostenendo che essa fosse allo stesso modo in grado di concentrare i significati inconsci del suo contesto urbano, rendendo manifesto lo spirito della città. È profondamente vero. E una cosa curiosa è che anche Hudson si riferiva alla sua opera come ad una cattedrale. Se si pensa a una chiesa gotica, si è più vicino a ciò a cui ho ambito.
Guardando una chiesa gotica non ci si stanca mai e non si finirà mai di osservarla. Questo intreccio di luce e movimento la rende un'architettura vivente. Oggi Jørn Utzon viene identificato quasi unicamente con il suo edificio più iconico e più grande. La Sydney Opera House è una delle architetture più riconoscibili al mondo, un po' come può esserlo il Colosseo a Roma, l'Empire State Building a New York, la Sagrada Famiglia a Barcellona. La travagliata storia della costruzione da un lato ha reso più note le sue opere minori, dall'altro ha costituito un paradossale ostacolo allo sviluppo della sua carriera. Il tentativo che fa Utzon, oltre al cercare ispirazione, come sempre fuori dal mondo eurocentrico, ossia dalle culture costruttive islamiche, cinesi, mesoamericane e mediterranee, è quello di continuare le sue ricerche sulla produzione seriale e sull'applicazione di quanto imparato sul cantiere australiano. Già nel 1963 si dedica al progetto per il museo Esger Jorn a Silkeborg. L'esiguità del lotto a disposizione lo porta a ragionare sulla dimensione ipogea. Interra tre quarti delle sale all'interno di volumi a forma di bulbo, dalle cui sommità tronche entra la luce. Il riferimento è quello dei santuari rupestri di Yang'an, visitati in Cina, delle grotte scavate in falesie di limo illuminate da raggi di luce che filtrano da piccole fessure, mentre le rampe circolari che attraversano lo spazio ricordano allo stesso tempo il Guggenheim di Wright e il Carpenter Center di Le Corbusier. Ancora una volta, la molteplicità di fonti impedisce di attribuire un'etichetta al progetto, che però in questo caso non verrà mai realizzato. Nello stesso periodo si dedica anche a dei concorsi, l'Opera di Madrid e i teatri municipali di Zurigo e di Wolfsburg. Non verranno realizzati, sebbene Utzon si sia aggiudicato il primo premio per quello svizzero. In tutti e tre tornano comunque i grandi temi di Sydney, ovvero la solida piattaforma di base e la copertura incurvata e dinamica. Nel 1967 Utzon si dedica alla realizzazione di Espansiva, una casa su catalogo il cui studio gli è stato richiesto da un gruppo di costruttori danesi. Mette a punto un sistema di elementi prefabbricati utilizzando pannelli leggeri e svariate tipologie di materiali, fra questi domina ovviamente il legno. Tutti i componenti devono essere economici e facilmente adattabili a varie condizioni. Il prototipo rimanda ancora una volta al modello della casa estremo orientale, con pati che si alternano a pavimenti lastricati, aree acciottolate, boschetti di bambù, facciate cieche e tetti di tegole. Tra il 1970 e il 1973 Utzon si stacca dal sistematismo dell'architettura addizionale per dedicarsi alla costruzione di una casa di proprietà sull'isola di Maiorca, dove decide di ritirarsi. Il terreno, inerpicato fra pini e arbusti su una scogliera fronte mare nei pressi di Porto Petro, ricorda quello di Bayview, la località vicino Sydney dove avrebbe dovuto trasferirsi tempo prima. Anche la pianta della residenza riprende l'idea iniziale. Ken Lees è infatti suddivisa in entità autonome corrispondenti ai membri della famiglia, lui e la moglie Lees, a cui è dedicata appunto la casa, i tre figli e gli amici. I quattro padiglioni seguono l'andamento del terreno e formano un'unica unità abitativa interrotta da pati. La facciata modulare in pietra si apre e si nega al panorama. Utzon sceglie accuratamente i punti di vista, stanza per stanza, come se le finestre fossero degli acchiappapaesaggi, dei cannocchiali visivi che incorniciano il mare da diverse angolature. Stessa cosa fa con la luce, che filtra attraverso feritoie calcolate e dalla copertura in putrelle prefabbricate di cemento sagomate a U rovesciata. Originariamente Ken Lees possedeva dei tetti terrazza, solo successivamente sono stati rivestiti con tegole tradizionali. Negli anni 90 Utzon decide di costruire una seconda casa sull'isola, Ken Feliz, in una posizione stavolta più remota, nell'entroterra. Lui e la moglie, ormai anziani, sono sempre più infastiditi dal continuo martellare delle onde, dal bagliore del sole, dalle intrusioni di turisti appassionati di architettura che vagano per il sito. Pare che la casa sia un regalo di Utzon a sua moglie per le nozze d'oro e che l'abbia addirittura avvolta con un nastro rosso. Il design è simile a quello di Ken Lees, in quanto anche questa è costruita in blocchi di pietra, tuttavia il tetto in tegole è continuo e tutti gli spazi ruotano attorno ad una terrazza come le abitazioni locali. Questa casa è oggi abitata dalla figlia di Utzon, Lynn, talentuosa artista e designer. I progetti davvero significativi portati a termine da Utzon dopo l'avventura di Sydney sono però essenzialmente due: la chiesa di Basver e il Parlamento del Kuwait. Partiamo dalla prima. Costruita intorno alla metà degli anni 70, la cappella è la prima realizzazione danese dopo le case di Fredensborg edificate 10 anni prima e simili alle Kingo.
La ragione di questa lunga pausa progettuale in madrepatria è da attribuire alle polemiche con il governo di Sydney, storia che genera diffidenza, ostracismo nei suoi confronti e macchia la sua reputazione anche oltreoceano. Tornando alla chiesa, questa sorge nella periferia industriale a nord di Copenaghen, in un luogo anonimo, privo di qualsiasi attrattiva, tanto che lo stesso architetto provvederà a piantare un boschetto di betulle a sue spese nei pressi. La struttura dall'esterno è ermetica, un involucro squadrato di cemento che può anche somigliare ad un fienile, parzialmente rivestito in piastrelle, e niente ci fa immaginare come sia in realtà all'interno. Qui un soffitto scultoreo anima lo spazio, come un leggero panneggio, come nuvole spinte dal vento. Le curve delle volte sono generate da una compenetrazione di cerchi teorici evidenziati nella sezione longitudinale. L'architetto riesce a colarle su armature metalliche preformate in porzioni di cilindri di diametro diverso. I loro profili sono calcolati per dirigere il suono e minimizzare il riverbero, e anche gli arredi hanno questa funzione. Il principio è evidentemente derivato da quello degli auditorium di Sydney, i cui interni non erano però stati completati seguendo i suoi disegni. Se il soffitto è animato da una geometria complessa, la pianta al contrario è costruita su tre unità quadrate identiche. Il modulo ha così un ruolo nella suddivisione funzionale degli spazi, delle pavimentazioni, dei pannelli prefabbricati. La ripetitività e il susseguirsi continuo di bianche superfici piegate, che in alcuni punti lasciano passare la luce creando un sorprendente effetto di smaterializzazione, riprendono in modo impressionante il modello del monastero buddista cinese, la pagoda per intenderci, e richiamano i metodi di costruzione descritti nello Yinzhao Fashi, ossia combinazioni di elementi standard i cui assemblaggi danno alle pareti una modanatura e un ritmo. La presenza, tuttavia, di riferimenti occidentali è riscontrabile nelle finestrature in legno e nei divisori steccati, che sembrano alludere al vernacolo nordico delle chiese in doghe di legno. I concetti guida del progetto sono radicati in soluzioni già precedentemente adottate da Hudson e si rifanno a uno stile ricco di metafore e di immagini astratte. È ovvio che il tema del soffitto interno richiami il movimento a onde di quello dell'Opera House di Sydney, che a sua volta potrebbe ispirarsi alle onde di Alvar Aalto. Ad ogni modo, qualsiasi siano le fonti dell'edificio, esse vengono trasformate in un nuovo vocabolario, in uno stile originale basato sulle leggi personali e intuitive. Un'immagine guida dà forma a tutte le parti e le conduce ad un'unità ricca di tensione, senza pretesa o esibizionismo. Gli insegnamenti della tradizione moderna, del vernacolo e degli antichi tipi ecclesiastici sono dunque integrati tra loro. Hudson prova che la storia nasconde strumenti preziosi per risolvere i problemi della contemporaneità. L'interpretazione di un trattato cinese vecchio di 1000 anni stimola di fatto tutta la sua riflessione. Nel 1983 Kenneth Frampton aggiunge al suo Modern Architecture a Critical History, da cui l'architetto danese era crudelmente assente, un capitolo nel quale sviluppa la sua teoria del regionalismo critico, di cui fanno parte le esperienze architettoniche moderne legate alle tradizioni locali e i progettisti che, sfuggiti all'omologazione dell'era moderna, avevano sviluppato una strategia culturale fondata sul rapporto con il luogo. La chiesa di Bugsford, nell'opera di Hudson, ne sarebbe il paradigma perché in essa le tecniche di produzione modulare si combinano con gusci isolati di cemento armato che si estendono al di sopra dei volumi principali. Le pareti, il tetto e le vetrate fanno tutti riferimento, come detto, alle costruzioni agricole occidentali, mentre le volte ondulate che coprono la chiesa alludono non solo alla forma gotica, ma anche alla pagoda orientale. Hudson appartiene ad una generazione di architetti che credeva ancora che la responsabilità primaria della professione non fosse solo quella di soddisfare quotidianamente le esigenze della società, ma anche di far evolvere tipologie e modalità costruttive con i mezzi del tempo, tuttavia senza precedenti nella storia. Appartiene a coloro che Siegfried Gideon identificò come i membri della terza generazione, cioè coloro che, pur non credendo più al destino manifesto dell'architettura moderna di generare un nuovo ordine utopico, erano comunque legati all'idea che gli architetti dovessero fornire modelli e metodi adeguati alle condizioni della vita quotidiana. Da qui la natura sorprendentemente paradigmatica dei suoi edifici e quindi anche la sua preoccupazione costante per l'evoluzione delle tecniche costruttive al fine di facilitare le sue realizzazioni. Quest'ultimo è sicuramente il motore principale della sua architettura additiva, la sua consapevolezza che la società non solo necessitasse di modelli appropriati, ma anche di sistemi e soluzioni in grado di raggiungere questi risultati in modo economico. Se tutto questo è già della massima importanza, non si può non rimarcare anche il tentativo ipersensibile della sua architettura di andare al di sotto dei tropi stilistici superficiali di diverse civiltà,
di riscattare alcuni principi strutturali che si trovano al di là della periodicità storica, in modo da riformulare a un livello più profondo il costante gioco tra la specie umana e i vincoli imposti dalla natura. L'Assemblea Nazionale del Kuwait, l'ultimo progetto di cui vi parlerò in questa lunga puntata, è una commissione di grandissimo respiro a cui Hudson lavorerà per quasi 10 anni, dal 1972. Saranno i figli, Jan e Kim, entrambi architetti, ad accompagnarlo in questa e nelle successive avventure progettuali, fra cui ricordiamo l'Hudson Center, la Posten House, l'Esbjer Performing Arts Center, lo Skagen Odde Natural Center. Tornando all'impegnativo progetto per il Kuwait, il complesso sorgerà in riva al mare e dovrà occupare una superficie di 18.000 metri quadrati. L'idea, che vuole riflettere il complicato sistema di governo locale, è far convivere all'interno di un recinto rettangolare ispirato ad un souk arabo i blocchi dei ministeri e la monumentale sala del Parlamento. L'intero complesso è coperto da un tetto esteso che nella parte sovrastante la sala e l'ingresso principale prende la forma di una grande tenda arcuata. Questa ha più di un significato simbolico, la sua sagoma somiglia infatti a quella della barca nazionale nel Kuwait ed evoca memorie tribali legate alle sontuose tende degli antenati. Questa concezione della copertura protettiva come immagine dello Stato coincide con l'interpretazione da parte di Hudson dell'archetipo locale. Questi archi di cerchio cavi verso il cielo superano in una sola campata i 37 metri e sono costituiti da segmenti a botte colati in casseforme metalliche riutilizzabili. La struttura è sorretta da un sistema prefabbricato di colonne cementizie rastremate, caratterizzate in sommità da un particolare appoggio ricurvo che fa da sostegno delle travi di copertura. Il tutto, soluzioni comprese, ricorda il Parlamento di Le Corbusier a Chandigarh e quello di Cannes a Dhaka. Questo edificio, la cui costruzione è opera dell'impresa francese Fressinet, l'azienda dell'inventore del cemento armato precompresso, oltre ad ispirarsi alla purezza dell'architettura islamica, è un tentativo di unire le lezioni dell'Opera House a quelle dell'architettura addizionale. Nel 1999 i rapporti fra Hudson e il Sydney Opera House Trust si riconciliano. L'architetto verrà coinvolto insieme al figlio nel restauro dell'edificio. Nel 2002 il primo spazio interno ricostruito sul suo progetto viene ultimato e intitolato a suo nome. Su una parete è stato sistemato un arazzo da lui realizzato, lungo ben 14 metri, e si tratta di un omaggio a Bach, il suo compositore preferito. Nel 2003 Hudson riceve il premio Pritzker, che non ritirerà di persona, andrà sempre il figlio Jan. E poco dopo gli verrà affidato un piano a lungo termine per la riprogettazione della Sala Maggiore di Sydney. Qualche anno dopo, il 28 giugno 2007, l'opera verrà dichiarata Patrimonio Mondiale UNESCO. Hudson, come del resto anche Di Meyer con Brasilia, fa in tempo ad apprendere la notizia. Morirà il 29 novembre del 2008 a 90 anni nella sua Danimarca. Una funzione statale verrà svolta anche nella Concert Hall della Sydney Opera House in presenza della famiglia. Nel 2015 ARM Architecture è incaricata di ultimare il restauro della sala, che tra l'altro credo sia finito proprio poco tempo fa. Contestualmente, la Sydney Opera House acquista all'asta per $413.000 il famoso arazzo Les Deux Jetés che Hudson aveva commissionato alle Corbusier nel 1959 e che possedeva da oltre 50 anni. Ricordate? Lo aveva acquistato proprio con i soldi del primo premio e oggi è appeso nel foyer occidentale dell'edificio. Dalle parole di François Fromenot. L'Opera House segna la vittoria del metodo sul mito della tecnica, poiché la prefabbricazione in situ delle sue serie di elementi delinea una sorta di artigianato industriale che subordina l'utensile all'ideazione. Il destino della costruzione a guscio dopo gli anni 60 è tuttavia molto più effimero di quanto pensassero i suoi esaltatori, e l'opera rappresenta di fatto il canto del cigno delle aspirazioni di chi aveva riposto speranze in essa. Hudson rimane perciò depositario di ideali fugaci, quegli stessi che ha contribuito a far nascere, quegli stessi che ha saputo soddisfare in maniera così inattesa, attraverso procedimenti sperimentali condotti da un pensiero che intende afferrare tutti gli aspetti architettonici nella loro globalità. Ma la sua opera è troppo personale per essere esemplare, è troppo radicale per essere eseguita. Così il suo più grande capolavoro resta una lezione magistrale, gli altri progetti dei particolarissimi successi, e la ricerca svolta nell'arco di un'intera vita, la fusione di tutte le sfaccettature di una disciplina, quella di un umanista disperatamente moderno.
E dunque si conclude qui questa lunghissima puntata. Saranno felici i sostenitori, gli amanti dei sermoni di dannati architetti, che da tempo mi chiedevano appunto episodi più prolissi, e ho deciso di appunto raccontarvi Ian Hudson, perché è un personaggio a cui voglio particolarmente bene, e ci tengo a dire è stato un lavoro di settimane di studio, in particolare sul testo bellissimo scritto per Electa da François Fromenin, che si intitola Ian Hudson, architetto della Sydney Opera House, volume che ripercorre appunto come da titolo tutto il cantiere di questa opera così straordinaria che tutti conosciamo ma allo stesso tempo non conosciamo nel dettaglio. Spero quindi che abbiate trovato interessante questo episodio straordinario. Come al solito vi invito a supportare il progetto seguendo la pagina Instagram Dannati Architetti Podcast e, se vi fa piacere, ad acquistare il libro Instant Architettura Contemporanea che ho scritto per Gribaudo. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio e a risentirci presto qui su Dannati Architetti.